C'è profumo nel Vangelo di questa domenica e c'è un convito, un pranzo dove Gesù è invitato. E dentro questa festa, dentro questo convito, si imbuca una donna, una peccatrice, conosciuta da tutti per il mestiere antico che lei esercita in questo paese. Ma è lì che comincia a vacillare la stima nei confronti di Gesù, perché Gesù si lascia toccare da questa donna che piange, che si pente ai suoi piedi, che con del profumo lo unge. E questo profumo si espande in tutta la casa e insieme a questo profumo l'imbarazzo. E nasce dentro il cuore di Simone, il fariseo, questa provocazione. Ma se davvero è un profeta, perché si lascia toccare da questa peccatrice, da questa donna? Proprio per questo Gesù si lascia toccare, sapendo che lei è una peccatrice, perché sta insegnando a tutti i presenti che Dio innanzitutto è venuto a salvarci, a perdonare, che è venuto a raddrizzare anche le nostre mentalità sbagliate, esattamente come quella di Simone il fariseo, che erano convinti, come magari siamo convinti anche noi, che la santità è vivere una vita sommando tante azioni giuste, che il Signore ci domanda di vivere bene, nel senso di essere perfetti. Il Signore non vuole che la nostra vita sia una somma di cose giuste, ma che noi da perfetti diventiamo innanzitutto amanti, anzi dei perfetti amanti, nel senso che riusciamo a vivere la nostra vita mettendo amore in ciò che facciamo e non semplicemente facendo una cosa giusta. Una mamma, un papà, uno che fa un lavoro può compiere questa sua vocazione, questo suo dono in maniera perfetta, senza mettere amore però in ciò che fa. E anche se formalmente tutto è a posto, se non passa amore in quello che facciamo, noi non avvertiamo la gioia, ma soprattutto non si propaga gioia da quello che noi facciamo. E in quell'istante noi siamo lontani dalla santità, perché la santità è mettere amore anche nelle cose più piccole. A questa donna, dice Gesù, sarà molto perdonato perché ha molto amato. Il discepolo è uno sì che si pente, che deve cambiare la sua storia, che deve raddrizzare i sentieri che ha scelto, ma non perché deve diventare un fariseo, ma perché deve diventare esattamente come questa donna, deve diventare capace di un amore sano, capace di essere amante della vita, capace di riempire d'amore i gesti che formalmente dovrebbero essere soltanto giusti, ma se ci metti l'amore sono gesti che salvano, perché è l'amore che ci salva. Il Vangelo di oggi compie un miracolo nei presenti, o perlomeno li mette in discussione come dovrebbe mettere in discussione ciascuno di noi. La nostra vita è semplicemente la somma di tante cose giuste o ci mettiamo amore in ciò che facciamo? Perché soltanto l'amore fa la differenza, non la semplice giustizia delle cose.